Benvenuti a questa nuova edizione di Lanterna TG. In apertura ci occuperemo dell'organizzazione dei 4 giorni della festa di Sant'Angelo. Il comune sta predisponendo una serie di iniziative collaterali che il sindaco Balsamo e gli organizzatori ci hanno spiegato nel nostro telegiornale. Parleremo poi di politica con un intervento del consigliere comunale di opposizione Daniele Camilleri, che chiede il coinvolgimento delle associazioni di categoria per quanto riguarda il regolamento sulla TARI e sui tributi comunali. Ancora una premiazione per Simona Autolitano, da cui è nata l'idea di un cielo di tessuti con l'installazione realizzata in Corso Vittorio Emanuele. Chiusura con lo sport e il calcio. Domenico Cannizzaro è stato a Calascibetta, dove ha sentito le prime voci dopo i primi giorni di ritiro in casa Licata Calcio. Andiamo a vedere i servizi. La sede Unicurs di Licata è polo di studi dell'Università e Campus. L'ampia offerta formativa abbraccia 5 facoltà, 60 corsi di laurea, master, perfezionamenti, certificazioni informatiche e linguistiche. Con Unicurs potrai usufruire di molteplici agevolazioni economiche sulla retta accademica. Le iscrizioni ai corsi sono aperte tutto l'anno e durante il percorso universitario avrai un tutor personale sempre al tuo fianco. Unicurs di Licata. Ci prendiamo cura dei vostri obiettivi. Nel corso di una conferenza stampa sono state presentate le iniziative collaterali ai festeggiamenti patronali di Mezzagosto in onore di Sant'Angelo. Si tratterà di una sinergia che vedrà insieme moda, mondo della ceramica, gastronomia ed imprenditoria. Con il sindaco Balsamo e la giunta, a Palazzo di Città presenti anche lo chef Pino Cuttaia, Giovanni Russo, Diego Green, Giuseppe Sorgi, le sorelle Contino e Besni Carizzai. Ma innanzitutto noi vogliamo mettere in una vetrina di bellezza quello che il nostro territorio vale. Ci siamo abituati a lasciare andare le cose senza fare nulla per realizzare quello che è nella nostra visione, nei nostri desideri. La nostra amministrazione è convinta che Licata sia un gioiello. Questo gioiello va spolverato e devono essere dati dei riferimenti culturali ben precisi affinché i nostri concittadini abbiano la possibilità di confrontarsi in termini positivi ed economici rispetto a quello che può essere meglio rispetto all'attuale, migliore rispetto all'attuale. Stiamo realizzando un bel programma. Abbiamo avuto l'adesione da parte di persone di grandissimo livello che verranno per 4 giorni a portare la loro esperienza, la loro vita, la loro arte direttamente a disposizione della nostra città. L'obiettivo è quello di fare in modo che questa cortina di ferro che si è creata tra la nostra città e il turismo, che abbiamo a 2 passi, perché i villaggi che sono qui a 2 passi hanno 4.000 turisti stanziali per tutto il periodo estivo, altri 1.600-1.500 sono al porto turistico, e di questi 5.500 turisti noi non ne vediamo nemmeno l'ombra. In questi ultimi mesi abbiamo visto un po' di ragazzi che sono arrivati a Licata, la cosa ci rallegra, ma non è quello il turismo che noi vogliamo. Prima cosa, dobbiamo creare la cultura dell'accoglienza. Secondo, capire che la nostra accoglienza non è a titolo gratuito. Se siamo ruffiani nell'accoglienza, se facciamo condividere la nostra cultura, la nostra enogastronomia, guardate che ci porta soldi, ci porta ricchezza. Allora, volete interrogarvi di che città volete? Questi signori furbetti che sul ponte della Foce butta al pomeriggio 2 sacchetti in aria, che cavolo ci realizzi? O quegli altri imbecilli che invece di andare a scaricare al CCR se ne vanno al Pisciotto e buttano un'intera casa dismessa oltre il guardarail. Quel signore gli arriverà la contravvenzione da 500 euro a casa. È il minimo che possiamo fare. Ma dico io, un minimo di amore per la città lo vogliamo avere? E allora, chi ha dell'immondizia da buttare, chieda dove può andarla a buttare. Con grande sforzo siamo riusciti a mettere 200 contenitori. Non sono sufficienti. Andate al CCR, Piano Bugiades, andate a scaricare l'immondizia lì. Se la città è pulita, la viviamo tutti, la condividiamo. Se non è pulita, non riusciamo a condividerla. Concludo ritornando al punto. Giorno 17 e giorno 20, ci stiamo impegnando tantissimo, senza soldi,
perché il Comune non è in grado attualmente ancora di spendere soldi, col contributo di tutti e di tanti volontari, e poi faremo una conferenza per ringraziare gli imprenditori che ci stanno contribuendo economicamente a realizzare questo sogno, ma è un sogno che viene regalato all'intera città. Per toccare con mano come può essere Licata e non rispetto a come è stata, perché io la fiera del 5 maggio, io sindaco, non permetterò più che venga realizzata, perché non è degna di una città civile. Il primo degli eventi, in programma il 17 agosto, sarà la sfilata di moda di Tiffany, a cui seguiranno tutte le altre iniziative fino alla processione del Santo, in programma domenica 20 agosto. E praticamente un po' ci ha preso un po' alla sprovvista il nostro sindaco, perché abbiamo poco tempo per prepararla, però ci siamo fatti consegnare tutta la merce invernale, perché presenteremo la nuova collezione autunno-inverno 23-24. Come sempre cercheremo di dare un'immagine di stile del bel vestire, abbiamo coinvolto 14 belle ragazze e cerchiamo di aiutarci anche con dei messaggi musicali che siano sempre all'altezza dell'evento, ecco. Sì, cerchiamo di portare qua a Licata la bellezza che alla fine poi lo troviamo qua sul posto. Non importiamo chissà cosa di particolare, portiamo semplicemente la nostra arte, che è quella di ceramica. Però il resto, io penso che la cornice è quella delicata, è già bella per se stessa, quindi poi accompagnato con questa festa che occorre per la vostra festa di Sant'Angelo, arricchita dalle persone, da turisti, io penso che sarà una cosa bellissima. Poi con aiuto del signore qua del boutique Tiffany, per questa sfilata penso che sono all'altezza di creare qualcosa di bello, di magico. Benvenuti in farmacia. Professionalità e servizi. Lavoro di squadra. Amici degli animali. Veniteci a trovare! Sull'approvazione del regolamento per la disciplina e l'attuazione delle misure preventive per il contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi comunali, il consigliere di Restart Movimento 5 Stelle, Daniele Camilleri, ha visto l'approvazione di una proposta per coinvolgere le associazioni di categoria, soprattutto in materia di tassa sui rifiuti. All'attenzione del Consiglio Comunale è la delibera sul contrasto all'evasione dei tributi locali, ed essendo un regolamento particolarmente incisiva soprattutto per le categorie produttive e le categorie commerciali, noi abbiamo chiesto che in Commissione Affari Generali venissero sentite le rappresentanze sindacali delle categorie interessate. La mia proposta ha trovato l'avallo del Presidente della Commissione e di altri consiglieri, che quindi è stata riconvocata per giorno 4, e analizzeremo anche con il loro aiuto quelle che sono le norme previste da questo regolamento. Camilleri ha quindi motivato così la propria decisione, che ha trovato l'ok della Commissione Affari Generali. La politica è fatta sia di decisione ma anche di ascolto, perché solo ascoltando e coinvolgendo i cittadini nelle scelte, allora la politica riesce a fare scelte sagge e consapevoli. Si tratta di un momento di grande sensibilità nel quale le istituzioni si aprono ai cittadini
per portare avanti un confronto che mi auguro sia nei prossimi 5 anni sempre più serrato e sempre più costruttivo. Il dialogo deve essere alla base di ogni scelta politica, noi l'abbiamo sempre pensata così e speriamo di trovare interlocutori attenti e sensibili rispetto ai problemi dei cittadini. La falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in via Salvo d'Acquisto a Licata. Assessore Sitibondo, un gelo di tessuti è un'iniziativa che è piaciuta molto e ha riscosso grande successo. Eh sì, è proprio così. L'idea è partita da Simona, che oggi è stata ricevuta qui al Palazzo di Città per essere premiata per questa sua idea che è stata appoggiata, condivisa e emulata. Io colgo l'occasione per dire che attività come queste vanno sempre appoggiate e credo sempre che la bellezza ci può salvare. Da dove è nata questa idea che ha avuto il merito anche di rivitalizzare un attimo il centro storico? L'idea nasce dalla passione per l'Uncinetto e per l'amore per Licata, per la mia città, una città dove sono nata e cresciuta. E anche da lontano ho deciso di realizzare questo gelo di tessuti per far rivivere Licata. Licata ha bisogno di vivere e i nostri concittadini ci hanno dato la loro approvazione, la loro partecipazione è stata fondamentale. Sono molto contenta e ringrazio davvero tutti i partecipanti per quello che hanno fatto. C'è poi un'altra iniziativa, Marina da Mare, in cui state cercando di coinvolgere quanta più gente possibile. Eh sì, in realtà dopo il grande successo di Un cielo di tessuti anche la gente stessa ha chiesto di continuare a partecipare e quindi è che ben venga questa nuova iniziativa Marina da Mare. Si tratta di della realizzazione di una rete che verrà apposta su via Sant'Andrea e su questa rete poi verranno agganciati, nel vero senso della parola, degli oggetti prodotti da materiale da riciclo. Anche in questo caso c'è una campagna social che è già partita. Sì, abbiamo deciso di utilizzare gli stessi mezzi del cielo dei tessuti, quindi abbiamo creato una pagina Facebook e anche un gruppo WhatsApp, quindi invito i nostri concittadini interessati ad entrare a farne parte. Il Licata Calcio continua il proprio ritiro estivo a Calascibetta. Dopo i primi giorni di lavoro abbiamo sentito le prime impressioni dell'allenatore Giuseppe Romano. Mister, secondo giorno di ritiro, chiaramente ancora presto per fare dei bilanci, però insomma che impressioni ha in questi primi 2 giorni sia a livello tecnico sia a livello fisico e atletico e di disponibilità del gruppo? Ah, già ho visto una squadra che è venuta abbastanza preparata a lavorare, nel senso che i ragazzi la maggior parte si sono allenati a casa e sono già venuti quasi pronti, non dico del tutto pronti, però hanno una buona base. E poi c'è molto entusiasmo, beh, che siamo ai primi giorni, comunque già si vede che c'è disponibilità al lavoro, ragazzi che questi 2 giorni stanno lavorando con molta serietà e professionalità. Si parlava di alzare l'asticella, insomma è stato riconfermato quasi in blocco la squadra dell'anno scorso, sono arrivati elementi di qualità come Haber, con ultima arrivata invece Murcia, che abbiamo visto anche in allenamento, insomma è contento fin qui al mercato.
Sì, abbastanza, perché abbiamo preso dei calciatori che fanno a caso nostro, sia a livello tecnico ma anche a livello comportamentale. Abercorn, Murgia, Francia, sono ragazzi anche Vari stesso che oggi ho visto per la prima volta, ragazzi interessanti che sicuramente ci daranno una grande mano. Si aspetta qualcos'altro dal mercato dove la società dovrebbe intervenire adesso? No, adesso stiamo lavorando, stiamo facendo le valutazioni e poi durante questa prima fase di ritiro valuteremo quello che ancora potremmo casomai mettere dentro per darci ancora ulteriormente qualità e soprattutto riempire bene quello che è l'organico nei ruoli. Noi chiediamo l'obiettivo della squadra, ma si può alzare l'asticella rispetto all'anno scorso, o quantomeno riconfermare il campionato dell'anno scorso? Ma questo sarà il campo a dirlo. Sicuramente abbiamo costruito una buona squadra, per cui spero che ci riconfermiamo sia nei risultati che in quello che abbiamo fatto in questi 2 anni, cioè nel gioco, nel affrontare le gare con grande personalità e cercando di divertirci a giocare. Tra i nuovi arrivati spiccano invece i nomi di Alessio Murgia e Valentin Abercorn, che hanno rilasciato le prime dichiarazioni da calciatori gialloblu. Alessio Murgia è un nuovo acquisto del Licata Calcio, insomma, primi allenamenti per te, quali sono le prime impressioni sulla squadra e cosa ti ha convinto ad arrivare qui a Licata? No, mi sono trovato subito bene, sono arrivato ieri sera, oggi ci sono stati i primi allenamenti, mi sono trovato subito benissimo sia con la squadra che con lo staff. Ringrazio il direttore e il presidente che mi hanno voluto fortemente e abbiamo chiuso subito la trattativa. Si parla di te come un giocatore di qualità che può dare qualcosa in più al Licata, comunque già in mediana, gente di qualità come Rotolo e qualche altro under. Che giocatore sei, come ti descrivi e soprattutto dove ami giocare? Sei più come play basso, come mezzala oppure ancora più avanti? Ma ho visto subito i ragazzi di qualità che abbiamo, da partire da Rotolo, ma anche tanti altri. Sono un giocatore di qualità, faccio sia la mezzala che il play, ho fatto un po' tutto al centrocampo, quindi mi è andato bene, dove vorrà il mister giocherò. Valentin Haber con un nuovo attaccante del Licata Calcio, insomma, primi giorni da gialloblu per te, quali sono le tue prime impressioni, le tue prime sensazioni su questa squadra? Sì, contento di essere qui, ringrazio il direttore, il presidente, la società, lo staff. Sono contento, sono arrivato ieri sera, oggi ho fatto i primi allenamenti, niente, mi trovo benissimo con la squadra, con lo staff, si vede che è un gruppo unito, un gruppo giovane che ha voglia da fare. Abbiamo apprezzato le tue qualità 2 anni fa quando giocavi con la maglia del Lamezia, dove avevi segnato 9 gol in campionato, anche contro il Licata hai fatto vedere le tue qualità. L'anno scorso per te una stagione complicata sia a livello personale che di squadra, quest'anno potrebbe essere quello del riscatto. Sì, alla Lamezia è stato un anno bellissimo, ho fatto 10 gol. Poi l'anno scorso alla Puttolana, lamentabilmente è un anno brutto, diciamo, a livello individuale, però dai, questo mi spinge di più per fare bene questo anno. Si dice spesso che gli attaccanti con Mister Romano segnano tanto. 2 anni fa Samaghi ha segnato 20 gol, insomma, l'anno scorso Saito, che è un ragazzo, ne ha fatti 7. Quali sono i tuoi obiettivi a livello personale? Se ti sei prefissato una quota di gol da raggiungere? No, il mio obiettivo è aiutare la squadra e dare tutto in campo per la squadra e poi ovviamente voglio segnare tanti gol. Ho scelto anche Licata perché so che il mister fa fare gol agli attaccanti, quindi sono contento di essere qui, molto contento.